diciamo, la indirizza nell'unico angolo dove il bravo portiere del Gubbio aveva parato di tutto fino ad allora, insomma, non avrebbe mai potuto arrivarci. Ecco, in quel momento cambia naturalmente la partita, ma forse potrebbe anche cambiare questa stagione, forse potrebbe anche cambiare il futuro di Munar a Salerno, perché insomma usciamo subito da quello che è il... anzi, entriamo subito nel cuore del discorso. Munar toglie le castagne del fuoco alla Salernitana, le toglie anche a Perrone, insomma Munar ha giocato poco, Munar quando ha giocato forse ha giocato dove non doveva giocare e oggi segna nella partita più difficile, nel momento più difficile. Sì, è stato un gol importante, però a me mi è piaciuta molto la reazione della squadra. Anche prima del mio gol abbiamo pressato, abbiamo dato di tutto. Nel secondo tempo però. Sì, va bene, anche del primo tempo credo che abbiamo azione per fare gol con Ciro di testa. Potevamo far gol, si sentiva nell'aria. Abbiamo preso questo gol su una ripartenza, noi non siamo stati intelligenti perché là dobbiamo far fallo sul giocatore che è ripartito sul calcio d'angolo a favore nostro. Però la reazione della squadra è stata importante perché comunque non siamo messi bene in classifica, è un momento un po' difficile. La piazza comunque vuole di più perché comunque ci ha sempre dimostrato di essere vicine e anche in tante persone, quindi era doveroso dare l'anima e il 300% per rimontare e riprendere questi tre punti. Quando hai segnato, dopo gli abbracci e la gioia, insomma, tornando verso la metà campo della Salernitana, hai mandato un bacio verso la tribuna, rivolto a chi? No, non ho mandato un bacio, un saluto, qualcosa. Un saluto, perché comunque prima di entrare in campo, quando il mister mi ha chiesto di entrare, ci sono stati applausi, mi hanno incitato, mi hanno dato una cosa in più e le ho voluto ringraziare in questo modo, perché credo che a Salerno mi danno tante emozioni. Però lo ripeto, io voglio essere fischiato insieme ai miei compagni perché faccio parte di un gruppo che magari non sta andando bene e hanno fischiato qualcuno dei miei compagni, mi metto sempre da parte dello spogliatoio. È vero che è bello essere applaudito, però in questo momento abbiamo bisogno anche di fischi per poter dar qualcosa in più e crescere anche caratterialmente, perché a livello di qualità penso che noi siamo una bella squadra. Ecco, ti passo lo studio, ti do l'auricolare. Sì, grazie. Ciao David, insieme a noi ci sono Tommaso D'Angelo e Sergio Vesticchio. Comincerei proprio da Tommaso. Buonasera, complimenti per il gol. Io dico sempre, prima la maglia Munar e poi le altre 10 quando c'è da fare la formazione. Credo che oggi... Sei troppo gentile, ti ringrazio. Il tuo gol possa riaprire la tua stagione, perché poi... credo che anche quella posizione più sulla sinistra ti abbia dato la possibilità di entrare molto nel vivo del gioco, di sostenere i tuoi compagni, insomma di essere, al di là dello splendido gol, dell'importante gol, voglio dire, credo che la cosa più importante è un Munar che rientra nei meccanismi della squadra, no? Sì, ti ringrazio per questi complimenti, però devo pensare alla squadra prima di tutto, l'importante non è che giochiamo Munar, l'importante è che giochiamo a calcio, che vinciamo la prossima partita a Pontedera. Questa vittoria ci ha dato qualcosa in più, penso, dentro lo spogliatoio, perché era come una liberazione a fine partita. Dobbiamo lavorare sodo da martedì e pensare al Pontedera e dare il massimo. Io non voglio che si parli di giocatore a livello individuale, perché comunque sarebbe mancare di rispetto a chi gioca, a chi non gioca. Dobbiamo pensare al collettivo e solo in questo modo riusciamo a salire in classifica. Riusciremo. Munar, posso farti una domanda cattiva? Va bene. Allora, mi ascolta? Tu sì, poi. Ciao David. Volevo chiederti, oggi la Salernitana perde 1-0, Perrone rischia il posto, entrano prima Munar, poi Gustavo, quelli che hanno giocato forse meno con Perrone, la Salernitana vince. C'è un nesso tra tutto ciò? Io ho capito dove vuoi arrivare, poi non ho capito bene la domanda, però no, io ripeto, non ho problemi col mister, non l'ho mai avuto, fa le sue scelte, io sono un professionista, mi devo allenare come lo deve fare Gustavo, come lo devono fare tutte le persone che vanno in tribuna, in panchina e durante la settimana anche chi gioca, quindi ho dimostrato anche oggi che non ho nessun tipo di problema col mister, mi dà un po' fastidio che delle volte si viene a dire che Munar dipende dalla continuità di Perrone. No, non è così. Munar dipende
dagli allenamenti che fa, il mister giudica e poi mette in campo i 11 che per lui sono i più adatti alla partita. Ma io non dipendo da Perron, dipendo solo di me stesso. Devo allenarmi bene e entrare quando sono chiamato in causa al 100%. Una domanda da parte di Enzo Sica e poi congiudiamo Munar. No, Davide, volevo chiederti, quando Perrone ti ha chiesto di entrare, in quel momento, all'inizio del secondo tempo, abbiamo visto che parlava con te, in quel momento tu che cosa hai pensato? Devo essere il salvatore della patria, devo dare un segnale importante dopo tanti mesi di, diciamo, di panchina e non di prima squadra? No, ho pensato a fare il mio dovere, ho ascoltato quello che mi diceva il mister a livello di posizione, anche sui calci d'angolo a favore e contro. Mi sono preparato ben tatticamente e ho dato l'anima, perché dobbiamo farlo in questo momento più di tutti, perché comunque, lo ripeto, non è un momento facile, dobbiamo pensare non a salvare le partite ma a giocare con tutti i 11 e fare risultati. Questa è la cosa fondamentale. Questo gol, che è molto bello, merita una dedica, insomma, perché non è che tu segni sempre o quasi sempre gol belli, ma questo è bellissimo. A chi lo dedichi? Perrone? Perrone. No, io direi soprattutto a mia moglie e mia figlia, che a casa comunque stiamo vivendo un momento un po' particolare, perché quando il marito non gioca, il marito torna a casa è un po' giù. È un po' fastidioso, diciamo, però comunque c'è una bambina meravigliosa che mi fa passare tutto, quindi a loro prima di tutto, al mister, alla mia squadra, ai miei compagni che comunque stanno vivendo insieme a me un momento un po' particolare. Ma Foggia che c'è? E perché non può essere quel calciatore che stiamo vedendo? Ma io credo che è difficile entrare in un contesto come il nostro quando siamo messi così in classifica e contestare uno che ha giocato in nazionale. Foggia è un giocatore che non si discute. Sì, però non sta rendendo per quello che vale. Ma questo lo dite voi, per me è uno che si allena sempre al 100% e che ci dà tanto anche a livello caratteriale dentro lo spogliatoio, quindi è un giocatore fondamentale per noi. Guarda, dedica il gol all'Ambiase, così lo facciamo felice oggi. Ma anche a Gianluca, perché secondo me quando non gioco sono fastidioso, quindi anche a lui. Bene. Allora, grazie a Munar, che è sempre molto...